Il 13 ottobre 1972 segnò l'inizio di una tragedia che si dipanerebbe come un antico racconto oscuro. Il Fairchild F-227, meglio conosciuto come il volo 571, con a bordo un equipaggio di giovani rugbisti e le loro famiglie, si levò in volo, ignaro del destino che lo attendeva. Mentre l'aereo fendeva il cielo, le Ande si ergevano maestose all'orizzonte, montagne come antichi custodi di segreti insondabili. Ma la maestosità si trasformò in minaccia quando, inghiottiti da una fitta nebbia e traditi da un calcolo errato, si schiantarono in un luogo remoto, dando inizio a un capitolo oscuro e tormentato di sopravvivenza. I superstiti si trovarono in una terra aliena, un reame di ghiaccio e desolazione dove ogni respiro era un promemoria della loro fragilità mortale. Privi di cibo sufficiente, di riparo adeguato e tormentati dal freddo pungente, il loro viaggio divenne una testimonianza dell'antica lotta dell'uomo contro il destino. Giorno dopo giorno affrontarono sfide che avrebbero schiacciato spiriti meno temprati, valanghe, ferite e il peso opprimente della solitudine. In questa lotta, la loro umanità fu messa a nudo, spogliata di ogni artificio civile, rivelando l'essenza cruda e indomabile dello spirito umano. Man mano che i giorni passavano e le scorte si esaurivano, la realtà del loro dilemma divenne chiara. Per sopravvivere, avrebbero dovuto compiere l'impensabile. La morte, un'ombra costante, lasciò dietro di sé i resti dei compagni caduti, divenendo l'unica fonte di sostentamento in quella terra sterile. Il sacrificio di nutrirsi dei defunti, un tabù infranto nella disperazione, divenne un rituale oscuro, un patto silenzioso con la morte stessa. Questo atto di sopravvivenza, macabro ma necessario, tracciò una linea indelebile tra ciò che una volta erano e ciò che dovevano diventare per resistere. Oggi la storia del volo 571 echeggia come un sussurro da un'epoca dimenticata, un monito del potere della natura e della fragilità umana. Le scelte fatte dai superstiti, mosse dalla volontà primordiale di sopravvivere, rimangono avvolte in un velo di mistero e controversia. Il loro viaggio è diventato un simbolo dell'eterna lotta tra vita e morte, una narrazione che intreccia la profonda oscurità del sacrificio con la luminosa resilienza dell'anima umana. La loro storia si erge come un monumento alla complessità del destino umano, un enigma che sfida ogni tentativo di piena comprensione. Il volo 571 delle Ande, con il suo retaggio di dolore e coraggio, invita a un'introspezione profonda sull'essenza stessa dell'umanità. È un racconto che parla di sopravvivenza, ma anche di speranza, di come anche nelle ore più buie possa emergere una luce inaspettata. Questa storia è un ponte tra il passato e il presente, un'invocazione al mistero, un richiamo a non dimenticare mai la forza e la fragilità che coesistono nel cuore umano. Nelle sue pagine oscure si trova un messaggio di eterna vigilanza e rispetto verso le forze che governano il nostro mondo e il nostro destino.